In ballo ci sarebbero 22 milioni di euro che, secondo la Guardia di Finanza di Milano, sono stati sottratti con frode al fisco italiano attraverso una rete d'affari sporchi condotti da un'agenzia specializzata nelle pulizie in hotel, alberghi e ristoranti con diramazioni nel Vicentino. Alcune perquisizioni sono state effettuate nei giorni scorsi a Vicenza, in particolare nella sede del gruppo Cegalin Hotel Volver, con la collaborazione chiesta e ottenuta dai colleghi vicentini nell'ambito di un'operazione denominata Dirty Cleanings, traducibile con panni sporchi. Ad essere indagati alcuni dirigenti dell'azienda berica. Si tratta di una vasta inchiesta che interessa parecchie province del nord e alcune del centro Italia, toccando Milano, Roma, Firenze, Genova, le città di Vicenza e Padova, Brescia, Sondrio, Como, Perugia e Fermo, Umbria e Marche. Una ventina le perquisizioni disposte con l'intento di ricostruire il giro di fatture considerate fittizie prodotte da società cartiere che dichiaravano servizi di pulizia inesistenti in strutture ricettive di mezza Italia. Il cuore dell'indagine in corso avrebbe smascherato un meccanismo attraverso il quale la società tra il 2013 e il 2017 avrebbe esternalizzato il lavoro avvalendosi di cooperative senza che nessuno tra gli attori in causa versasse mai contributi previdenziali per conto dei lavoratori come impone la legge. Sotto esame sono le posizioni di 7.000 collaboratori che hanno avuto a che fare con la società tra il 2013 e il 2017, ricostruendo la filiera della manodopera che aveva destato sospetti con concreti. Dopo i primi controlli delle Fiamme Gialle Lombarde, è emerso che i rapporti di lavoro con le catene alberghiere committenti venivano schermati da diverse società filtro, riconducibili agli stessi imprenditori che si avvalevano di cooperative, definite come società serbatoio, succedutesi nel tempo, trasferendo la manodopera dall'una all'altra, con totale omissione in maniera sistematica del versamento dell'IVA e oneri di natura previdenziale attraverso l'utilizzo di indebite compensazioni.